Ciao a tutti amici di Instagram, Facebook e YouTube e bentornati su Comics RDC. Oggi vi mostro un po' di cosucce arrivate da tre uffici stampa. Si tratta di Saldapress, Leviathan Labs per quanto riguarda il mondo dei fumetti e poi di Warner Bros. Discovery per quanto riguarda invece il mondo dell'home video. Prima di cominciare a mostrarvi tutte queste cose, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdervi nessuno dei prossimi video e ovviamente di seguirmi su vari canali social dove mi trovate sempre come Comics RDC. Trovate tutti i vari link nella descrizione di questo video. Bene, ora vi lascio la sigla e subito dopo vi mostro il bottino. Partiamo da Saldapress e partiamo da Old Dog Atto 1 di Declan Shelvey, questa serie edita in America da Image Comics, portata in Italia appunto da Saldapress, con questo primo volume che costa 15,90 euro, classico brossurato con alette. La storia parla di Jack Lynch, che è questo agente della CIA che a pochi giorni dalla pensione fallisce la sua ultima missione e si ritrova in coma per diversi anni. Dopo essersi risvegliato, un'organizzazione segreta gli dà la possibilità di rifarsi, ma ovviamente ci troveremo davanti a parecchie questioni irrisolte, un mondo comunque nuovo con alcune cose che Jack si è perso nei suoi anni di coma e quindi ci sarà da scoprire un po' che cosa accade. Ovviamente non avremo tutte le risposte all'interno di questo primo volume. Ci sarà poi un proseguimento della storia e vedremo dove andrà a parare. Questo devo ancora leggerlo, quindi ve ne parlerò poi nelle prossime settimane. Devo ancora leggere anche Grimm, volume 2, Diavoli e Polvere di Stephanie Phillips, Flaviano e Rico Renzi. Vi faccio vedere anche questo brossurato nella sua costina. Il retro, questa è una serie di Boom Studios. Costo anche questo 15 euro. 90, anche questo brossurato con alette. La storia, devo dire che nel primo volume mi ha abbastanza intrigato, non è niente di super eccezionale, però diciamo che merita di essere proseguita per capire come si sviluppa. Questo, come vi dicevo, devo ancora leggerlo, questo secondo volume. I disegni mi piacciono tantissimo, mi sono piaciuti molto anche nel primo, anche la colorazione. E quindi poi nelle prossime settimane vi parlerò anche di questo. Passiamo invece al capitolo Massive Verse, sempre con brossurato in alette, sempre costo se non erro 15,90 euro. Infatti, faccio vedere anche il lato. Si tratta del secondo volume di Rogue Sun, dal titolo Danza Infernale. Anche questo devo ancora leggerlo. Per quanto riguarda il Massive Verse, arriverà poi un video qui su YouTube dove vi parlerò, diciamo in generale, di quello che è l'inizio del Massive Verse con quello che è uscito attualmente in Italia con i primi tre volumi di Radiant Black, i primi due volumi di Rogue Sun e del volume che sta per uscire prossimamente, che riguarda invece Red Radiant, che quello è un volume unico, quello uscirà nel periodo di Lucca, quindi dopo Lucca. Comunque entro la fine di novembre, spero, comunque massimo a dicembre, vi parlerò di questo inizio del Massive Verse. E adesso, parlando del Massive Verse, hanno cominciato a fare dei lavori, quindi se sentite ogni tanto qualche rumore di sottofondo un po' particolare, perché stanno lavorando, mannaggia loro. Proseguiamo invece con un po' di cose che ho già letto. Alice per sempre, ve ne ho già parlato, Eden Panosian, Giorgio Spalletta e Fabiana Mascolo. Qua vi faccio vedere anche la costina, vi faccio vedere il retro, sempre di Boom Studios, costo 15,90 euro anche questo brossurato. Allora, questa è una storia scritta e disegnata da Dan Panosian, che è questo sequel, diciamo, di Alice nel Paese delle Meraviglie e Alice attraverso lo specchio, che sono poi i capolavori di Lewis Carroll. Qua ci viene raccontato un po' quello che è un terzo atto delle storie di Alice, ed è un terzo atto molto diverso dai primi due, dove Alice, diciamo, si va a scontrare con quelli che sono i voleri della sua famiglia, soprattutto di suo padre,
scoprendo anche alcune cose molto importanti appunto sulla sua famiglia. Per riuscire a tornare nel mondo, nel paese delle meraviglie, Alice è costretta, diciamo, a usare sostanze ancora più forti rispetto a quelle che usava in precedenza, e questo poi la porta ad avere diverse ripercussioni anche sulla sua vita, diciamo, reale. Di questo ve ne ho già parlato su Instagram, trovate il post. Devo dire, per quanto riguarda i disegni, davvero non male. La storia, anche quella, secondo me, non è male. Probabilmente si poteva approfondire qualcosa di più per quanto riguarda la figura del padre e altre figure che troviamo all'interno, della storia. Però c'è da sottolineare appunto il fatto che si tratta di una miniserie di 6 capitoli, quindi si è anche un po' obbligati, come spiegava anche il buon Brubaker, parlando di Fatale, di altre cose, quando ci sono delle miniserie dove non c'è la possibilità di comunque proseguire, perché l'editore ti dice no, questa è di 6 e di 6 rimane, diciamo che alcune cose vengono lasciate, diciamo un po' così, anche all'intuizione e alla fantasia del lettore. Poi niente vieta di avere poi dei proseguimenti. Se non erro, tra l'altro, dovrebbe essere in lavorazione comunque la prosecuzione anche di Alice per sempre. Ci dovrebbe essere quindi una sorta di quarto atto della storia di Alice, sempre appunto in questo caso a fumetti. Poi vedremo. Dopodiché abbiamo Slumber di Tyler Burton Smith, Vanessa Cardinali e i colori di Simon Robbins. Vi faccio vedere poi la costina. Ovviamente la storia è scritta da Smith e i disegni sono della Cardinali. Miniserie della Image Comics, questa qui anche al costo di 15,90, sempre brossurato con alette. Questa l'ho letta, anche di questa vi ho parlato un po' su Instagram, e devo dire, questa storia mi è piaciuta, ma mi ha un po' deluso nel finale, nel senso che la costruzione di tutto quello che è il mondo di Stetson, la ragazza protagonista, e come si scopre il perché è diventata una cacciatrice di incubi, che entra nei sogni delle persone per scacciare gli incubi, una sorta di detective appunto che entra a pagamento nei sogni delle persone attraverso questa porta rossa insieme al suo team. Con questa storia, devo dire, ben costruita, dove non vengono dati neanche troppi dettagli su come comunque sia stata costruita una cosa del genere, e secondo me ci può anche stare perché non è quello il punto della storia, ma ben altro. Mi è piaciuta proprio la costruzione di questo personaggio, di quello che si cela dietro alla sua ricerca di quest'altro personaggio misterioso che appunto lei continua a cercare negli incubi delle persone. Mano a mano scoprirete il perché, scoprirete che ci sono delle cose davvero drammatiche, ma nonostante questo, anche grazie ai disegni da Cardinali, devo dire che la storia non risulta troppo pesante, anche se appunto ci sono dei momenti davvero drammatici. Anche questo stile di disegno comunque poi comporta il fatto di viverli con un po' più, tra virgolette, di leggerezza, perché poi ci sono dei momenti davvero splatter, come potete vedere, e anche molto violenti. Sono rimasto un pochino deluso dal finale frettoloso, non per come finisca la vicenda, ma perché è davvero appunto finita in modo un po' troppo veloce nell'ultimo capitolo. Probabilmente c'era bisogno di un capitolo in più, un paio di capitoli in più per alcune cosucce, ma è anche vero che c'è anche questa sorta di finale che possiamo anche definire aperto, che potrebbe dare comunque sbocco ad altre miniserie dedicate appunto al mondo di Slumber. Altra cosa che ho letto, e passiamo ai cartonati, è Camomile e i cavalli, volume 1, Colpo di Fulmine. Abbiamo questa ragazza che non era una vera e propria amante, questa ragazzina che non era una vera e propria amante dei cavalli, ma che improvvisamente lo diventa, e attraverso questo volume scritto da Frédéric Bremond con i disegni di Stefano Turconi, scopriamo un po' anche quello che è il mondo dei cavalli, l'amicizia che c'è anche appunto tra uomo e cavallo, ma poi scopriamo anche delle cose, diciamo, proprio inerenti a quella che è la struttura del cavallo, alle specie e a tantissime cose, perché oltre alla storia, che è carina, non è niente di eccezionale, divertente, una cosa un po' più teen, ecco,
attraverso la storia si conoscono anche le varie specie di cavalli, si conoscono appunto la struttura e tante altre cose, l'anatomia, come vi dicevo, e un po' quello che gira attorno ai maneggi, al mondo dei cavalli e tutto quello che appunto è il cavallo per l'uomo e anche l'uomo per il cavallo. Quindi una storia carina che è proprio indirizzata, secondo me, agli amanti dei cavalli, nonostante magari si possa avere appunto questo taglio molto teen, però devo dire che appunto per chi ama i cavalli, chi ama l'amicizia tra uomo e animale, questo qua è un volume che si può leggere tranquillamente. Una cosa che invece non ho letto prima di passare all'ultima cosuccia di Saldabres, perché poi andiamo avanti con il resto, è Friday, volume 2, In una fredda notte d'inverno, e Brubaker con i disegni di Marcos Martin. Faccio vedere anche la costina, faccio vedere il retro, costo 19,90 euro, The Camomile 19,90 euro, ho dimenticato di dirvelo. Primo volume di questa storia post Young Adult, promettente. Secondo volume vedremo, perché come vi dicevo questo devo ancora leggerlo. Abbiamo un Ed Brubaker sicuramente diverso, come abbiamo parlato anche nella live di Fatal, ma un Brubaker comunque, devo dire, convincente. Ci sono i disegni di Marcos Martin che so che non piacciono a tutti, che hanno un taglio completamente diverso da quello che era quello di Sean Phillips, e quindi in molti non si rivedono in questa storia, diciamo, come se fosse stata scritta da Brubaker, ma c'è molto di Brubaker, anche se per certi versi, come vi dicevo, è diverso. Non vedo poi l'ora di leggerlo. Ovviamente ci sarà un altro volume, perché saranno tre volumi a completare la storia. Negli Stati Uniti è uscito proprio in questi giorni il penultimo capitolo, quindi poi il mese prossimo dovrebbe uscire l'ultimo, o comunque il mese successivo l'ultimo, e quindi tra una roba e l'altra dovremmo vedere poi il prossimo volume, diciamo, si spera nel primo trimestre del 2024 qua in Italia, per concludere il tutto. E chiudiamo con le cosucce Saldapress con Fatal numero 2. Di questo ne abbiamo già parlato tantissimo, ve ne ho già parlato un pochino su Instagram, ve ne ho parlato in live. Tra l'altro questo ringrazio Saldapress anche per la litografia bellissima con la cover di Sean Phillips di questo secondo volume, veramente bellissima. E si poteva trovare, non so se ancora si trova, acquistandolo in fumetteria. Dicevo, secondo volume molto bello di questo omnibus che racconta la storia di Fatal, di Josephine, con scritta di Brubaker ovviamente, con i disegni di Sean Phillips che abbiamo citato anche prima. Secondo omnibus 40 euro, come vi dicevo, ve ne ho già parlato in live, quindi se volete andare un po' a sbirciare che cosa ne penso, non solo io, perché ne abbiamo parlato con Francesco Di Salda, per oltre ad aver parlato anche di altri argomenti come Luca e tutto il resto, abbiamo parlato per una buona mezz'oretta appunto della storia di Fatale in generale, non solo di questo secondo volume, ma proprio di tutta la serie. Una serie che a me è davvero piaciuta tantissimo. Tra l'altro, in questo secondo omnibus abbiamo una struttura diversa nella prima parte, perché andiamo proprio nel passato di Josephine e scopriamo cose importanti sulla sua evoluzione, sul suo personaggio, su come ha vissuto anche in modo drammatico e molto male questa sua veste di femme fatale immortale, come è arrivata anche a quel punto. E poi dopo, nella seconda parte, diciamo, di questo volume, ma anche un po' prima, si torna un po' alla struttura che abbiamo avuto anche nel primo omnibus, col prologo che ci porta, diciamo, nel presente, e che poi dopo ci riporta anche in altre epoche. Qua abbiamo anche gli anni 90, in questo capitolo 1, che è quello degli anni 90, uno dei capitoli che mi è piaciuto di più di tutti all'interno di Fatal. Tra l'altro, proprio Brubaker spiega alla fine di questo volume che questo, diciamo, capitolo dedicato agli anni 90 non era previsto inizialmente, ma è venuto dopo. E qua si torna al discorso che vi facevo prima: quando una serie è limitata, perché questa doveva essere limitata a 12 capitoli,
ma ha la possibilità di venire ampliata mano a mano che si scrive, possono arrivare altre cose e calcolate che questa qui è raddoppiata perché da 12 che doveva essere inizialmente è diventata 24. Prima 12, poi 15 e via dicendo, alla fine è arrivata a 24 capitoli, quindi il doppio ed è diventata quindi una maxi serie limitata da 24 capitoli. Super consigliato, recuperateli entrambi se potete, sicuramente li troverete anche a Lucca. Questa è una delle cose che mi consiglio assolutamente di vi consiglio assolutamente di recuperare nello stand Saldapress assieme a Matt Brubaker, ovviamente insieme a Incognito, che è un altro omnibus che mi è piaciuto molto. Poi, come dicevo, c'è anche Friday, però per questo bisogna aspettare anche il terzo volume per capire se è una storia che merita tanto quanto le altre di Brubaker. Io fino adesso di storie di Brubaker che non meritano non ne ricordo, devo ancora leggere qualcosina, però fino adesso sono sempre stato super super soddisfatto. E direi che per Saldapress abbiamo visto tutto, quindi passerei a Leviathan Labs. Passiamo quindi a Leviathan Labs con il nuovo Leviathan Verse, questo universo condiviso che è partito con tre serie di cui sono già usciti due capitoli appunto per ogni serie. Il terzo capitolo arriverà a gennaio 2024, quindi ci sarà modo poi nelle prossime settimane, prima che esca questo terzo capitolo, di parlarvi dei primi due capitoli di ogni serie per dirvi un po' com'è questo inizio di questo nuovo universo narrativo. Qua abbiamo Niccolò Testi alla scrittura e poi ai disegni abbiamo Schiavoni, mentre ai colori abbiamo Palombo. Vi faccio vedere un po' quelli che sono i disegni, non ve ne parlo tantissimo, nel senso che, come vi dicevo, devo ancora leggere il tutto e quindi ve ne voglio poi parlare bene in modo più approfondito nelle prossime settimane. Probabilmente se riuscirò proprio di questi primi sei spillati ve ne voglio parlare proprio qua su YouTube. Ovviamente dipende tutto dal tempo, ma se non dovessi riuscire, ovviamente ve ne parlerò in modo approfondito poi su Instagram e Facebook. E sul sito di Comics Nerd DC, quindi troverete poi tutte le cose e vi avvertirò come sempre sui miei canali social. L'altra serie, la seconda serie del Leviathan Labs è Iron Ace di Rosy Pilato Gulma. Abbiamo l'armatura del Vortice Nero nel primo capitolo e armatura incrostata di sangue nel secondo. Anche qui il terzo capitolo è previsto per il 10 gennaio del 2024. Vi faccio vedere un po' qualche disegno. Sono molto curioso perché, come sapete, da amante della DC, ma comunque anche della Marvel, gli universi condivisi, il discorso continuity, queste cose qua mi piacciono molto. Quindi entrare in un altro universo, comunque dalle sfaccettature diverse, mi interessa molto e non vedo appunto l'ora di scoprire un po' com'è. Adesso con Lucca di mezzo cercherò appunto di leggere il tutto quando tornerò da Lucca, in modo tale da parlarvene in modo approfondito. La terza serie è Baron Savage, che è tra quelle che mi incuriosiscono di più, capitolo 1 e capitolo 2, I frutti del Viburno. Faccio vedere anche qua l'interno. Qua abbiamo Massimo Rosi alla storia, disegni di Dario Mendoza con i colori di Manuel J. Rodriguez. Faccio vedere anche qui, anche qua un bel taglio particolare, anche con le celle nelle prime pagine. Vi faccio vedere anche questo. E poi passiamo da questo Leviathan Verse a quelli che sono altri volumi arrivati da appunto Leviathan Labs, che ringrazio tantissimo. Abbiamo i primi tre volumi di The Barbarian King. Il primo volume è Le spade spezzate, il secondo è Il re caduto, il terzo è Dea della vendetta. Si tratta di volumi che costano 15 euro l'uno, ce ne sono anche altri perché The Barbarian King ha altri volumi che sono usciti e, se non erro, che stanno ancora uscendo. Tra l'altro non vi ho detto il prezzo degli spillati, dall'altra parte è di 4,80 euro, costano tutti appunto 4,80 euro, sì, confermo. E come vi dicevo, vi faccio vedere qualche tavola del primo. Queste sono poi le costine. Come vedrete, sono dei brossolatini, comunque non con poche pagine. Vi faccio vedere qualche disegno. Come vedete, belli intensi, belli forti. Quindi una storia molto cupa e cruda, e come vedete anche hard.
E di questa poi, come vi dicevo, ve ne parlerò poi dopo aver letto questi primi tre volumi, così poi vediamo anche se proseguirla o meno. Un'altra storia che ha più volumi, di cui mi è arrivato, il primo, è Dark Frontier Ultimate Collection, sempre di Massimo Rosi, con i disegni di Luca Panciroli e i colori di Pamela Poggiali, 15 euro. Faccio vedere questo brossurato, faccio vedere anche un po' disegni, le cose all'interno. Quindi di queste cose, come vi dicevo, di Leviathan Labs devo ancora leggere tutto. E poi ci sono tre volumi che adesso vi farò vedere, volumi unici. Quindi, ah no, anzi, scusatemi, Locust è il primo volume, sempre di Massimo Rosi, con i disegni di Alex Nieto. Vedere anche qui la costina, il retro, costo 15 euro. Questo qua, come vi dicevo, è il primo volume. Non so ancora poi quanti volumi saranno, sia per questa che delle altre serie, ma quando appunto poi ve ne parlerò in modo approfondito vi dirò anche questo, e se sono serie in corso, quindi non si sa ancora quanti saranno. E poi abbiamo due volumi, come vi dicevo, che sono autoconclusivi. Uno è Street Angel di Jim Rugg e Brian Maruca, storia dell'Image, 15 euro. E Leviathan Labs pubblica anche alcune storie proprio dell'Image. Questi sono i disegni, anche di questo poi ve ne parlerò prossimamente, appunto, per dirvi un po' com'è. E poi in chiusura, Foglie Rosse, sempre di Rosi, Fiorelli, Palombo. Ci mettere qui, non entro bene nei dettagli della storia perché, come vi dicevo, di questi ve ne voglio parlare una volta letti. Costo 13 euro, vi faccio vedere giusto come sono, vi tengo un po' anche il retro perché così potete vedere eventualmente la trama mettendo pausa, cioè la sinossi e tutto. Questi sono i disegni al suo interno, come vedete in bianco e nero, però un bel bianco e nero, devo dire, mi piace molto, mi piacciono molto anche questi disegni. Questo mi intriga parecchio, devo dire, vederla così mi intrigava parecchio. E questo era tutto quello che riguardava Leviathan Labs. Adesso chiudiamo con le cosucce, un video arrivate da Warner Bros., perché sono delle cosucce davvero molto molto belle e anche di cose non recenti. Chiudiamo quindi con Warner Bros. E con le 5 cosucce che sono arrivate, appunto, dall'ufficio stampa di Warner. Abbiamo The Flash nella versione 4K Ultra HD, versione classica, non appunto in steelbook, come vedremo delle altre cose. Al suo interno tantissimi contenuti speciali, che includono anche scene eliminate, tantissime altre cose che riguardano il Batman di Keaton, sulla Supergirl di Sacha Cole, e ovviamente anche il Flash di Ezra Miller. Vi faccio vedere il disco all'interno. Molto molto semplice. E poi, per quanto riguarda cose uscite recentemente, abbiamo anche Barbie. Barbie in questo steelbook che purtroppo il Corriere ha leggermente rovinato. Per fortuna il disco all'interno è intatto, però bella steelbook. Ce n'è anche un'altra molto molto carina, devo dire, comunque molto simile, però rosa, diciamo che ribalta un po' i colori rispetto a questa. Al suo interno vi faccio vedere come sono i dischetti, c'è quello del 4K Ultra HD, e poi c'è quello ovviamente del Blu-ray classico. Vi dico un po' quelli che sono i dettagli che ci sono all'interno, anzi ve li faccio vedere. Ovviamente, come vi dicevo, 4K Ultra HD, qua c'è il logo dei Warner Bros. 100, che appunto celebra i 100 anni di Warner Bros., riportato in rosa, e quindi diversamente dal dorato classico che abbiamo visto nelle altre versioni. Abbiamo contenuti speciali, 6 Barbie, 6 Barbie tastiche Futurette, come dice appunto qua. Quindi ci sono appunto alcuni contenuti speciali che si possono trovare all'interno di questi dischi. Dopodiché andiamo per un'altra cosa un po' meno recente, ma che comunque è, diciamo, importante, perché si tratta di Dune parte 1, doveva uscire a dicembre la seconda parte. Questo è uscito appunto, questo nuovo steelbook è uscito proprio perché doveva uscire la pa seconda parte, che però, come sapete, per i vari scioperi è stata rinviata. Mi hanno mandato questo steelbook davvero bellissimo, mi piace tantissimo, è semplice ma è davvero molto molto bello. Faccio vedere anche all'interno i dischi, come al solito potete trovare. Ci sono
Adesso vi faccio vedere senza fare danni se si vede qualcosa anche qua. Non c'è praticamente nulla. Comunque qua c'è Blu-ray come sempre e poi il 4K. Al suo interno ci sono oltre un'ora di contenuti speciali nella versione quella sul Blu-ray, fra cui The Royal House, Inside Dune, The Training Room e molto altro come potete leggere sotto. Quindi un film che è molto lungo già di suo e che qua ha in più un'ora di contenuti speciali. E poi abbiamo questa bellissima chicca, quindi un film molto meno recente che chi è della mia generazione amerà tantissimo e l'avrà visto tantissime volte. Adesso arriva anche in questo formato 4K, Blu-ray e tutto, in questo steelbook molto molto bello, guardate qua che bello, prodotto da Steven Spielberg, con la regia di Joe Dante. Questo film cult, epico anche degli anni 80, che secondo me deve essere visto, come dicevo, anche dalle nuove generazioni, quindi non solo da noi, diciamo vecchietti che l'hanno vissuto tra gli anni 80 e gli anni 90, perché questo è un film secondo me da vedere assolutamente, perché è veramente un cult. Ci sono state anche poi delle prosecuzioni, però il primo in questo caso è davvero quello più bello e più importante secondo me, per capire un po' quella che è la storia dei Gremlins. Tra l'altro, tra i vari contenuti speciali che potete trovare al suo interno, guardate che bello anche il dischetto qua, bellissimo, questo è il dischetto del Blu-ray e questo è il dischetto 4K, dischetto Blu-ray davvero bello, bello, bello. Dicevo, all'interno dei contenuti speciali che ci sono all'interno di questo Blu-ray, ci sono anche oltre 10 minuti di scene inedite, quindi assolutamente questo qui da recuperare, perché appunto avete questi contenuti speciali. Non sono nel formato 4K e possono non essere in alta definizione i contenuti speciali, quindi i contenuti speciali li troverete nel disco Blu-ray, questo è importante. E chiudiamo con un'altra chicca incredibile, perché abbiamo l'esorcista con sia la versione Extended Director's Cut, sia nella versione anche poi cinematografica. Anche qui abbiamo il 4K e il Blu-ray, abbiamo diversi contenuti speciali e questa è un'edizione con ben 5 dischi, che sono tutti uno sopra l'altro. Questo non mi ricordo, di solito li mettono un po' separati, ma ci sono ben 5 dischi. Adesso ve li faccio vedere. Questo qua riprende la copertina, questo qua riprende altro, qua sotto non ce ne sono più, qua in teoria dovrebbe essercene un altro, eccolo qua, questo è il bonus disc, quindi sono ben 5, come vi dicevo. Vi faccio vedere anche qua sotto cosa c'è, ma non c'è niente, c'è il braccio che prosegue. E vabbè, l'esorcista lo conosciamo tutti, recentemente è uscito anche un altro film dedicato appunto a questo mondo particolare, ma il primo film in questo caso resta ovviamente inarrivabile. Abbiamo visto poi anche qui i vari sequel, ma il primo è secondo me davvero inarrivabile. Guardate che bello, vengono i brividi. Io era uno dei film che mi faceva una paura incredibile, ma che continuavo comunque a guardare. Mi ricordo c'era un mio amico che era veramente pazzo per questo film, e andavamo a vederlo a casa sua, tirava giù tutte le tapparelle, lo vedevamo completamente al buio e ogni volta niente, ci cagavamo sotto, non c'è verso. Un film che sicuramente anche rivedendolo adesso mi farebbe cagare addosso, nonostante effetti speciali, ditemi quello che volete, quello che è, ma cioè ragazzi, questo è un altro cult, è un altro film che per la mia generazione è pazzesco. Come sappiamo, la versione cinematografica dura 2 ore, quella Extended Cut dura una decina di minuti in più. Bene, io direi che vi ho mostrato tutto. Se vi è piaciuto questo video, metteteci un like e condividetelo. Come sempre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, ve lo dico. Attivate la campanella per non perdervi nessuno dei prossimi video e seguitemi sui vari canali social, dove mi trovate sempre come Comics Nerd. Si trovate tutti i vari link nella descrizione. Bene, io ora vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!